Al The Space Cinema di Montebello torna Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 4 novembre, notte horror. 5 novembre, cortometraggi. 6 novembre, videoclip, animazione e documentari. Dal 4 al 6 novembre, Voghera Film Festival 2016, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Inizio proiezioni ore 21. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone, fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera, commentano la notizia del giorno. Dal 20° congresso nazionale della Società Italiana Malattie Respiratorie Infantili, che si svolge a Roma, arriva l'allarme. In Italia un bimbo su cinque cresce in un ambiente familiare con genitori fumatori. Cosa ne pensi di questo dato? Vabbè, perché non si dovrebbe fumare, in teoria non si dovrebbe, però a una persona non è che non si può dire cosa fare o cosa non fare. Spero che cresceranno maturi e sceglieranno di non farlo. Secondo sempre questa ricerca, crescendo in una casa appunto dove si fuma, i ragazzi tendono poi a diventare dipendenti dalle sigarette. A te è mai capitato di fumare in una casa dove ci sono dei bambini? No, tendenzialmente no. Però non credo che diventino fumatori perché vedono fumare, credo che lo scelgano. Quindi non pensi che ci sia un'influenza su quello? Non credo. Sì, realmente, perché comunque il bambino già cresce respirando del fumo, cioè comunque il fumo passivo è peggiore del fumo. Non si dovrebbe fumare in casa se ci sono dei bambini. E soprattutto non si dovrebbe fumare con dei bambini vicini. In maniera totalmente sincera, a te mai è capitato di fumare con accanto un bimbo? Sì, me ne sono accorto tipo qui. Al bar? Sì, mi sono vergognato, ho preso la sigaretta e l'ho buttata via perché non mi sembra giusto per i confronti del bambino. Quindi nel momento in cui ti sei accorto che avevi accanto un bimbo, hai buttato la sigaretta? No, la butto via per questione di rispetto al bambino o alla mamma, ecco, che sia. Secondo te è qualcosa che avviene spesso oppure è una rarità? C'è chi ci fa caso alla cosa, c'è chi non ci fa caso alla cosa, certo sono all'aperto, però il bambino lo respira, quindi cioè non è corretto. Sì, sicuramente. Sicuramente, mi sa che non lo figli. Cosa? Sicuramente. Mm-hmm. Sì. Adesso che lei ha conoscenza di questo dato, dovesse capitarle di avere un bambino attorno? Quando in casa non fumo. Assolutamente. Lei ha dei bambini in casa? No, non ho bambini, non ho figli. Però se dovesse capitarle quindi di avere dei bambini? Mi capita, davvero, non ho assolutamente. Quindi lei sta attento a non fumare accanto ai più piccoli? Certo. Anche perché sono infermieri di pneumologia e non ho stato che fumi. Per sensibilizzare la cittadinanza sui danni del tabagismo, la Simri lancia la campagna Dai un calcio al fumo, che ha come testimoniali Mister Spalletti e anche Inzaghi. Pensa che queste campagne pubblicitarie possano servire oppure sono soldi sprecati? Sì e no, cioè su di me magari no, su qualcun altro sì. Nel tuo caso non fanno influenza? Nel mio no, sinceramente no. Cosa può funzionare per farti smettere di fumare? Ma che lo scelga io, che lo scelga io, prima o poi lo sceglierò. Può servire, però se abbiamo sempre le sigarette al tabacchino, cioè sei sempre vincolato a comprarle. Quindi finché lo Stato ci vende le sigarette... Sì, è una droga legalizzata, tra virgolette, perché comunque se te mi dici no, non fumare, però poi vado al tabacchino e mi trovo 100 pacchetti di sigarette, non stanno bene le due cose insieme, no? Quindi può essere uno spreco, però può essere anche un aiuto magari per le generazioni future. No, è uno spreco, perché non, uno che vuole fumare fuma, anche se gli fai vedere le sigarette il coso. Fumo ugualmente, credimi. L'unica cosa che non c'entra niente è che in un ospedale si vendono superalcolici, questo non c'entra, ma è una cosa assurda.